essere ben collegati con il Palasport di San Drigo per questa 13ª giornata del massimo campionato. Non smette intanto un secondo la brigata Steccafisso, ci crede nel risultato di questa sera. Lazzarotto intanto in mezzo per Marco Ardit, la prima rete dell'incontro, 20 minuti e 23 secondi dal termine del primo tempo. Marco Ardit la mette dentro per Telemedica San Drigo. Troppo lunga la sfera per Ardit, che riesce comunque ad andare a recuperarla all'angolo alto. Gioca all'indietro per Ghirardello a ricostruire la trama offensiva. Telemedica San Drigo con Moiano che va al tiro e c'è la rete. Raddoppio Telemedica San Drigo con Juan Moiano a 14 e 48 dal termine del primo tempo. 4 e 21 al termine del primo tempo. Questa punizione dal limite area per il Giovinazzo. Va al tiro, c'è la rete di Antoine Leber. Ha trovato il pertugio giusto e va a festeggiare giustamente sotto la propria curva. E anzi, noi abbiamo Mattia Ghirardello che va a disturbare molto bene. Qui Ardit però viene fermato in contropiede ed è pronto Franco Ferrari con il cartellino blu per Luca Mezzina. Tanta fortuna al Telemedica San Drigo. Vedremo se Juan Moiano riuscirà a battere la porta del Giovinazzo. Moiano qui bravo, bravissimo D'Angelico che ha intuito al volo. Ghirardello in mezzo per Ardit. Brendolin, ultimi 5 secondi. Brendolin va al tiro adesso, la parata, attenzione la pallina che carambola e viene vista dentro da Ferrari a un secondo dalla fine. Incredibile, vorrei rivedere. Dietro la porta di D'Angelico, ancora lui che lascia per Brendolin. La mezzaluna di Brendolin che va al tiro, para però. E c'è la rete! Rete che sinceramente mi sono perso, andiamo a rivedere. Con Leber. Tiro di Leber. Intercetta Moiano, ripartenza San Drigo, Moiano dalla sinistra, la rete di Moiano! Questo gran gol! Un gol no look, quello di Moiano che io stesso mi aspettavo il passaggio, se lo aspettava anche. Parte dunque Andrea Brendolin, la sale di finte, senza problemi, la mette dentro per la rete del 6-1. Andrea Brendolin, 11-18 al termine, anzi 11-15 al termine della partita. Nostro Matti. Ormai ci ha abituato molto bene Matti. Qui bravo Moiano a fermare l'azione del Giovinazzo. Lancia Brendolin tutto solo per la rete del 7-1. A 6.59. Ci mette Mezzina. Al tiro Mezzina parato da Mattia Ghirardello. Moiano adesso la riconquista. Moiano la mette ancora lui dentro. One. Moiano, tripletta anche per il nostro negro.